Pensi che solo l'utilizzo sia dannoso per la tua vita, che se mangi fertilizzanti o pesticidi danneggiano la tua vita. Quali sono i micronutrienti aggiuntivi di questo frutto? Quali sono i benefici per la salute che questo ti darà? Quasi in ogni paese le persone sono carenti di queste cose, semplicemente perché se non sono nel suolo, non ci sono nemmeno nel cibo. Quando i prodotti agricoli arrivano sul mercato, adesso immagina di andare al mercato, ti dicono, questa mela è biologica. Cos'è l'altra mela? È non biologica? Esiste una cosa del genere? Quindi questa cosa complessa di cercare di misurare quanto fertilizzante, quanto insetticida o pesticida c'è in questa mela, è una cosa impossibile, credimi. Perché il giorno in cui l'hai utilizzato, l'hai spruzzato quando stava fiorendo, o dopo essere divenuto un piccolo frutto, o dopo essere diventato un grande frutto, in quale stagione l'hai spruzzato, ha piovuto quel giorno, c'era il sole quel giorno, tutte queste cose determineranno quanto effettivamente viene assorbito nei prodotti agricoli. Di fatto non è l'utilizzo. Pensi che sia solo l'uso che può danneggiare la tua vita, che se mangi fertilizzanti o pesticidi danneggiano la tua vita. È come dire, ti preoccupi del frutto ma non della radice. Il principio cardine è che ci sia contenuto organico nel suolo, perché quello è il nutrimento della vita microbica. Senza, la facciamo morire di fame. Quindi un giorno lei farà morire di fame noi. È solo una questione di tempo. Adesso l'obiettivo è mantenere vivi gli organismi del suolo. Perché solo se loro rimangono in vita, tutti noi vivremo, perché siamo solo una conseguenza di quella vita. Anche in termini di evoluzione, siamo solo una conseguenza di quella. Quindi, quando il frutto o l'ortaggio arriva sul mercato, invece di etichettarlo come bio o qualsiasi altra definizione ci sia, si dovrebbe dire questo frutto viene da un campo che ha il 3% di contenuto organico. Adesso la scienza può dirti se il contenuto organico è del 3%, quali sono i micronutrienti aggiuntivi di questo frutto, quali sono i benefici in termini di salute che apporterà e quanto contribuirà nella prevenzione di malattie. Tutta questa scienza esiste già. Sia la salute mentale che fisica dipendono molto dai micronutrienti che assumiamo. Ora abbiamo attraversato una pandemia. Non serve consultare nessun grande virologo. Se chiedete a qualsiasi dottore generale, vi dirà che se ti mancano vitamina A, B6, B12, acido folico, ferro, zinco, magnesio, sarai più soggetto a infezioni respiratorie. Questo è risaputo. E basta guardare la situazione del mondo. Quasi in ogni paese le persone sono carenti di queste cose, semplicemente perché se non sono nel suolo, non ci sono nemmeno nel cibo. Ora, non voglio dire che la pandemia non ci sarebbe stata se il suolo fosse stato in salute, ma decisamente non avrebbe causato così tanti danni se avessimo una costituzione più forte. E una costituzione forte si costruisce nel tempo, non si ottiene andando in palestra, si ottiene mangiando i cibi giusti, e stando a contatto col suolo, tramite il cibo e anche in altri modi. Se in altri modi non è possibile, perché abitiamo in città, almeno il cibo dovrebbe avere queste qualità.